Di dare il benvenuto al nuovo allenatore, vantaggio è il nuovo tecnico della squadra Lazio. Ora siamo i nuovi allenatori della Lazio. Speriamo di far bene perché dobbiamo qualificarci in Champions League. Dobbiamo fare un buon mercato perché manca un vice immobile. Comunque. Mobile non può giocare sempre. È da un po' che volevo portare FIFA, la carriera di FIFA 23. Ovviamente sto ad PC quindi vedete anche le mod. Oddio, non è la miglior mod che io abbia mai visto in circolazione. Però, se conoscete altre mod, magari fatemelo sapere, scrivetelo qui sotto nei commenti. Sarri l'hanno mandato via. Non si sa per quale motivo, non me l'hanno detto. Siamo noi che dobbiamo portare la Lazio in Champions League e sarà difficile perché c'è una squadra abbastanza bruttina, ecco, e quindi niente, quindi toccava un po' di mercato, toccava un po' di tutto. Qua. andiamo via un po' tutti, rimango solo io in panchina, basta, fine della carriera. Facciamo le cose serie, allora, innanzitutto Adamonis lo diamo via. Perché 25 anni 64 di overall. Mi parano un po' pochini. Poi Maximiliano io lo tengo perché 23 anni 78 de overall potrebbe essere pure il titolare. E mancano comunque i terzini terzino destro, mi sembra sì. Ci mancano i terzini destri. I lo vendiamo assolutamente. Creo pellegrini va bene. Titolare No, titolare Marusic pellegrini. Marusic potrei spostarla a destra. Però no, Lazzari c'è sa pure. No no, 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 lasciamo così. Radu, io Radu lo lascio perché contratto in scadenza fra due. 12 mesi, ma in realtà c'ha cioè, 35 anni, credo. Se si ritirerà, Gila. Lo venderemo perché fa schifo. Patrick lo lascio per meme. Magari oh, diventa un fenomeno. Chi lo sa, 29 anni. Moro. Moro ha 19 anni. Però potrebbe essere un buon, uh, un buon giovane. Anche perché a ah, Lazio non ha mai giocato. Non capisco per quale motivo non abbia mai giocato. Io gli posso dare una possibilità. Quindi magari lo lasciamo in prestito. Poi vediamo come. Se diventa forte. Il prossimo anno, ecco. Poi Johnny lo lascio là addosso. Marcos Antonio lo lascio. Perché è giovane. Ma in realtà, va uh, un po'. Rebrezzo però comunque lo lascio. Novesino lo vendiamo. Basi ce lo lascio. Luis Alberto. Luis Alberto per me è un buon giocatore. Su FIFA non, non, non l'ho provato tanto. E non mi è piaciuto tanto. Però vediamo se ci offrono qualcosa. Se ci offrono tanto, io lo vendo. Perché così magari ci possiamo rifare un po' la squadra che Rinkovic assolutamente lo lascio. Questo è... Questo è giovane. Questa è una buona promessa. Fares... Via. Cancellieri. Cancellieri è un AD. Sì. Però se noi non troviamo un uh, vice immobile io lo metterei... Gli farei il piano crescita. Lo metterei come attaccante. Almeno magari abbiamo un sostituto per immobile perché sennò Porello gioca tutte le partite. Romero è... Romero 67-17 anni è, è forte secondo me. Diventa... Un, un bel giocatore. Poi argentino. Il nuovo Messi. Facciamo un po' di allenamenti. Alleniamo un po' sta squadra. Che dobbiamo essere pronti per il campionato. Per la Europa League. Che voglio vincere assolutamente. Oh, ci è arrivata questa offerta di trasferimento per Mattias Vesino. E un'offerta per Adamonis. Lui accetterei volentieri. Perché 7 e 10. Ma mi da. Sì, va bene, accetto. E Vesino. Siamo disposti a offrire 11 milioni e 100. Uh, guarda. 12 .000... Facciamo 13 milioni. Forse è un po' troppo. Eh? 13 milioni per Vesino. Hanno accettato. Vabbè, potevo offrire di più allora. Ciao Vesino, se siamo visti. Offerta del trasferimento è Elsa e Desai. Eh, pure questo se ne va. Gli chiediamo 5 milioni e 2. Ma, ah, eh... Boh, sanno accetta tutti. Mi sa che sono loro stupidi. Chi se ne va? Uh, se ne va Damonis? Questa è Damonis? Chi è? Certo, alcuni giocatori sono riconoscibili Era Vesino? Ah, mh, uguale, è, è identico proprio B mm. Potevamo far meglio Avresti potuto un progetto extra di 2 milioni e 9 Potevo chiedere 15 e 9 mm. Per Vesino che ha 40 anni Questi ci danno 145 più un 37enne Guarda, faccio tratta, ma allevo il giocatore e mi dai solo i soldi Capito che devo cercare un vice immobile ma 37 anni. Rimuovi il giocatore, rinegozi le del cartellino Vediamo. 7,45. Vediamo se accettano. A pos. Accetta. Accettano tutti. Boh. Luis Alberto in cambio di Flavien Te e 22 milioni e 400. Guarda. Se mi dai soldi io tratto. Se mi dai 60 milioni Accetto volentieri, secchi secchi. Se mi dai, abbiamo un'altra proposta. Se... Ma che ce lo fa con i centrocampisti? Non ce lo fa niente. 57 milioni. E eh, niente. Non mi servono i centrocampisti. È inutile che mi chiedi ancora. Stop trattative per Adamonis. Ho già capito come andrà a finire per Adamonis. Ciò dobbiamo tenere tutto l'anno. Chi hanno trovato? Andre Silva. Non verrà mai da noi. E poi costa troppo. Poulsen Mm? Ci cioè posso fare un pensierino? Raoul Jiménez un po' lento Becker Che è questo? Danjuma Alvarez questo è velocissimo Ah no però è Arsidi ma quando ci viene da noi Cugna Carino Questo è carino eh? 184 cm destro Facciamo così Chiedi informazioni Chiediamo informazioni per lui Per Paulsen Anche Prova a vedere lui Walsh Lager Walsh Lager questo è troppo giovane secondo me Poi è altissimo per essere terzino 175 cm Oddio altissimo Vabbè Considerando che sono alto 1,60 metro Per me sono tutti alti Dovrei cercare pure un portiere Oddio Adeyemi Ma Adeyemi ci viene da noi Guarda Io per Non leggere e scrivere Chiedo informazioni Poi secondo me chiedono troppo Adeyemi Spezia Scusa Adeyemi o Spezia Ho capito che Deve andare in prestito, cioè comunque è giovane, però spezia, ma viene da noi, no? Io faccio un'offerta. Questo è Isai. Guarda Mister Vantaggio quanto è felice che se ne va Isai. <ride> Ciao Isai, se, se siamo visti. Offerta del trasferimento di... Oh, guarda questi quanto mi offrono. Ma accetta subito. Prima partita col Getafe. Cagni, Patrick, Maximiano. mamma mia che squadraccia. Come si sistema un attimo. Pedro lo metterei un attimo in riserva. Lazzari perché non è titolare? Perché c'è Mario di là Che in realtà Però no Mettiamo Mario di qua E Pellegrini in panca Per il momento va bene così Vantaggio cerca di fare il colpo Al debutto in amichevole. Se partite le salterei O magari faccio solo Gioca Momenti clou Ah sì, giocamo a Liverpool giocava a Lanfield Calcio d'angolo per il Getafe Ecco Cominciamo bene Al, al terzo minuto Portiere? Oh ripartiamo a contropiede Attenzione Chi è? Cadaldi. Ecco Vediamo se la difficoltà è giusta Vediamo eh. Ciro Ancora Ciro Sterza Ciro 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 No Getafe in contropiede Oddio Riparte a legna Mata Ancora gioca Mata Attenzione un'alda solo Mario si c'è lì andate te. Mamma, mia, meno male che ha sbagliato. Sta attaccando solo il Getafe. Cioè, 14 minuti, già tre occasioni hanno fatto. Bravo, Cataldi. Lazio riparte. Attenzione, Luis Alberto. Per Cataldi. Ma è, però sono alti. No, che fai? Mi sono distratto. Lazio è un contropiede. Già al 51esimo così non è successo nulla al primo tempo. Ancora Cataldi. Le manovre tutte da lui iniziano. Ciro per Felipe Anderson. Attenzione, non è fuori gioco. Felipe. facciamo una magia, Feli. Facciamo una magia, Feli! Calcio d'angolo al 69esimo. Luis Alberto batte. Solitamente Luis Alberto batte tutti davanti al portiere. Proviamo così. Troppo lenta. Oh, Felipe. Ancora è nostra, però. Niente. Vabbè. Attenzione, eh. Zaccagni. Non c'è nessuno in aria, però. Non c'è nessuno in aria, ma... Taccadesta, Aria. Milinkovic. 0-0. finirà 0-0. La prima partita di Mr. Vantaggio in panchina. Eccolo qui. Inquadrato le con le braccia incrociate la, la la Non è proprio capivore, soddisfattissimo di questa prima partita lo Eh lo vedete migliore, Io ho, fatto, ho messo sta mod ma in realtà lo non funziona, poter funziona poter proprio bene Perché Ci sta il numero sopra la un un scritta Binance Ripeto Se avete altre mod Se conoscete altre mod Magari fatemelo sapere qui sotto Che così la cambio Oh sto cugna 23 anni 80 buono Ma sono tutti buoni però Danjuma 82 però sta in prestito 76. Oh, io prenderei Adeyemi Pugna. Chiedono troppo. Secondo me. Vai, iniziamo la trattativa. Vediamo come va a finire. Primo acquisto sarà Adeyemi. Un prospetto. Che, che poi in realtà è già forte. Quindi potrebbe essere un buon cambio per immobile. Poi 16 milioni e 5. Io offrirei il valore suo. Vediamo che dicono. 16 milioni e 5. Quanto ci chiedo? 22,6. Mmm. Scendiamo a 19,5. 19, Pure troppi, secondo me. Perché sono 3 milioni in più del valore. Sicuramente accettano perché ho sbagliato. Infatti, 19,5 milioni è un po' troppi. Però, ho sbagliato. Ho sbagliato a offrire così tanto. Vabbè, prova degli Emi. Se tutto va in porto, è un buon. Uh... Buon giocatore Si ricordi di usare i cambi Ok tratta di una sfumata Ma scusa Ho andato in prestito Ho andato in prestito è andato in prestito allo spezia così Ha deciso di andare allo spezia Che vanno in serie B Vabbè Tocca andare su qualcun altro Ma vediamo se c'è qualcun altro che è forte Oh ci sta a Non so quanto è forte però Vediamo, vediamo, vediamo altri giocatori Ha deciso di andare a Uspezia a così, in prestito Che non farà niente Vediamo i terzini I terzini, boh, mi sa che me devo cercare io i terzini Musiala, uh Musiala è bellissimo Però costa troppo, 91 milioni, ma quanto me danno? Ma poi, Musiala che viene alla Lazio non c'è proprio senso Dejemi, non mi fa vedere degli a Uspezia, per favore Andiamo avanti Saltiamo pure questa Gestione squadra Facciamo un po' dei cambi per Magari eh, C5, non C non c'ho nessuno però eh Eh mi serve pure un CC in realtà eh, Ce lo mette Basic Qua mettiamo Milinkovic No ho sbagliato Milinkovic Cambiamo Cataldi Marcos Antonio Anderson lo cambiamo per Romero Lui a sinistro lo mettiamo di qua E per il momento basta Facciamo così Anzi mettiamo Gonzales al posto dei cancellieri Gioca momenti clou Old Trafford. Scenario perfetto per questo match Vediamo quanto sarà perfetto con la Eintracht Attenzione è in contropiede Si invola Romero Diamante è veloce Oddio per Immobile 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 Sotto all'incrocio Il primo gol della stagione per Ciro! Covid c'è batte i calci d'angolo? No. Cambiamo, mettiamo. Chi c'è sta? Lazzari. Mettiamo Lazzari. Attenzione per Marusic Marusic. Francoforte in attacco. Tocca difendere se qua. Eh, come ti difendi qua? Guarda che, che azione che stanno a fare. Meno male. Ancora Francoforte in attacco con Borre. Attenzione, ancora Borre. Dio. Prove del... no, mi sono dimenticato di cambiare Maximiliano. Ancora Francofort in attacco al 72esimo. La Lazio ancora resiste sull'1-0 in questo torneo precampionato. Vediamo cosa combinano. Difesa un po' malaccio, ma c'è... non so chi è. Ancora calcio di punizione, eh, questo è pericoloso. Batte Borré, sempre lui. Corto. Marcos Antonio resiste Lazio in contropiede Ancora 1-0 Resiste la Lazio All'83 Riparte in contropiede Attenzione Romero da solo Romero Ancora Romero Fa tutto da solo Romero Sbaglia Romero Poteva servire immobile Finisce 1-0 però Ciro immobile A segno In tutto questo abbiamo solo venduto Manuel Lazzari per 18 milioni Ma assolutamente no Perché mi serve? Non riesco a trovare già un terzino destro Figurate se vendo pure Lazzari Cichigno Bowie è inciso, Caicedo Oddio Caicedo Che mi ha ricordato Caicedone che poi qua tra l'altro su FIFA 23 mi sa che manco c'è sta Scalvini, Scalvini come riserva non è male. Caio George? Eh Seguiamo anche lui, Holund. Eh pure questo è bello forte. Sto facendo seguire un po' dei terzini destri, ma giusto un pochetti eh, giusto un po'. Poi vabbè, ci sono quelli rotti tipo Masraoui ma credo che chiederanno troppo. Vediamo, vediamo che ci dicono, c'è pure Tal che non è male. invece il rischio dell'arbitro finisce 0-0 a il match. So... Pre campionato non è il massimo 0-0 col Katis Non è proprio Potevamo fare di più sinceramente Mi sa che siamo pure eliminati da questo torneo Ma poco ci importa Preso conto allora questo qui Peters fa schifo De Jong fa schifo De Jong, tutti De Jong si chiamano Fa schifo uh, Jansen nove. questo si ingaggia subito Quest'altro chi ci ha trovato 180.000 fa schifo. 150.000 no. 300.000 no. 150.000 no. 300.000 no. E questo non ci ha trovato nessuno. Deve essere interessante. Andiamo avanti. Questi sono tutti i resoconti. Stop alle trattative. Si, te pare. Adamonis è innamorato della Lazio. Vuole rimanere a vita la Lazio. Vediamo, vediamo, vediamo. Abbi di mercato. Ok, sono tutti i resoconti. Scalli 19 anni 74. Mm, carino. Masrawi chiedono un botto. 44 milioni non ce l'ho. Proviamo Piolund. Ma tanto non ce lo daranno. Ma infatti, il giocatore non è in vendita, da scarse alternative. Facciamo un'offerta per Scalvini, che è un'ottima un promessa. Gasperini, che è tutto tranne che Gasperini. Quello gli offro 2 milioni e 5. Ma però non pure un po' troppi. Secondo me, 2 milioni e 5 per, Gas, per Scalvini. Vediamo Gasperini, che ne pensa. Fare fatto, Casperi? No. Vorremmo l'1% della rivendita. Guarda, te dirò. Quasi quasi accetto. Clausola di rivendita, tanto non venderemo mai, penso. Ah, avanza offerta, dai. 1% di rivendita, poi non è niente, quindi ci sta. Un difensore centrale abbiamo preso, poi. Eh, Scalli è un bel giocatorino. 8 milioni e 5 chiedono però. Eh, tantino, eh. Quindi 8 milioni e 5. Vediamo che ne pensa. Di questa offerta forse troppi. Eh. non ci sono altre opzioni vogliono pedro più 4 milioni guarda pedro do, do pure perché è un po vecchio però ci potrebbe servire pedro in realtà 4 milioni più pedro cioè io gli do da 4 milioni più pedro mm, no ricordersi l'offerta del cartellino facciamo facciamo che te do 2 milioni Più Pedro per Scalli. Non so se sto a fare una cosa giusta. Però, Pedro non ci serve. 2 milioni e 6? 2 milioni e 3 d'accordo? Voilà 2 milioni e 6 più Pedro. Vabbè, dai Proviamo lui. Proviamo lui per Baker. Vediamo quanto ci chiedono. Il valore si aggira intorno ai 15 milioni Vediamo quanto ci chiedono 15 milioni guarda io ti offro 12 E 8 12 milioni 8 per lui 19 e 3 Non esageriamo eh? Vabbè ho capito però 15 milioni e 7 Ti offro 15 milioni e 7 Dai fare fatto Dammi sto bagger che non so manco quanto è forte Ok Tocca vedere se poi vuole, vuole fare la riserva dell'immobile. Ma credo di sì. Anche perché glielo io, io ordino io di farla. Oh, sempre al ristorantino. Mister vantaggio con la tuta. Al ristorante. Giusto. Tut, loro tutti eleganti e vantaggio con la tuta. Più che giusto. Prende 6009 e vuole fare lo sporadico. Che in realtà accettiamo. Per pelato dietro che gira. Troviamo un accordo. da 5 anni vanno bene. Neanche a noi ci interessa la clausola. Gli offro 7000, 7000. Perché i soldi ce l'abbiamo? 7000 più 2000 di ingaggio. Facciamo 3000 di ingaggio. 3000. Vediamo se accetta. A posto. Accettato. Eccolo il nuovo, il nuovo acquisto. Il primo acquisto dell'era vantaggio. Diciamo cosa combinerà. Questo, però, è più un prospetto che un mm, titolare. Diciamo subito. Quindi, ecco Mr. Vantaggio che dà la mano. E se ne va. Così. Ciao. Certo, già sta a fatica così. Figurate, ecco, vedi. Quanto mi dà fastidio quel 2 che sta sopra la scritta. Trattiamo per Baker Sempre al ristorante, sempre lo stesso. Sempre lo stesso posto. Mr. Vantaggio non cambia mai. Vedete di vedervi entrambi. Saltiamo. Lui, sempre sporadico. Io ti metterei turnover. Turnover va bene. 33 anni vanno più che bene. Sta buono un attimo. Innanzitutto gli diamo il bonus. Uh, chiedi troppo. Vabbè Oddio, 40.000 c'è sta pure. Eh? Però ingaggio è troppo. Diciamo 180.000 di ingaggio. Ok. Chiede sempre 39. Cioè c'è aumentato lo stipendio. Chiede sempre così. Io vabbè che... Vabbè però. 40.000 vanno più che bene. E Facciamo 235 di Dai. Fai pure il turnover. Ma quanto vuoi prendere? Oh. 45.000 a settimana. Più bonus ingaggio sempre così alto. Chiedi troppo. Chiedi troppo. 3,50. Più. Guarda, 45.000 ti do volentieri. Ma abbassate almeno il bonus ingaggio. Sono troppi. 3.30 chiede troppo ma faccio il T-Rex ma chiede troppo ok oh, voleva 45.000 euro a settimana ma lo volevi dire di prima secondo acquisto subito dopo Scalvini arriva lui l'attaccante di riserva di immobile pronto a fare il cambio quando servirà vediamo se sarà veramente pronto per fare il cambio magari ci subisce pure diventa il, il nuovo Ciro immobile colore Poi trattiamo pure questo tettino destro eh, Facciamo turnover Vediamo se accetta Accetti? Accetta 5 anni vanno bene Si, eh, Sì Niente clausola Lui prende 11.000 Gli facciamo 12.000 Più 3.000 di ingaggio Così arriva a 15 Vediamo se gli va bene Dai 3.000 di ingaggio vanno bene eh mi sembra una buona offerta. Accettiamo questi pendi. Proposto. Vogliamo che venga insieme un bonus ingaggio di 115.000. Più le presenze bonus. No, leviamo. Ora. 12.000 hanno bene, mi hai detto. Però. Bonus gaggio è troppo. Facciamo 65.000. No, no. Perché 22.000? No. 12, no 22. 13.000 a settimana più 115.000 di ingaggio. Oh, ma tutti duri insomma, eh. Set 85.000 di ingaggio e 13.000 vanno bene. Oh. oh, dai, tre acquisti tutti insieme. Vediamo se cambieranno le cose nella squadra Lazio dopo questi tre acquisti. Dopo l'acquisto fondamentale per la Lazio, Mister Vantaggio in panchina. Mettiamo il piano di crescita a questi tre: Soprattutto a Scalvini e a quell'altro, a terzino destro. Gli mettiamo un po' la velocità. E poi andiamo su Scalli. Piano di crescita Lui è già veloce Gli un po' il, La difesa No la difesa Sì la difesa Mettiamogli la difesa il Calciomercato è quasi finito Ci serve pure un COC Guarda come ho acquisto Un bel COC Espino è andato Alla squadra Napoli Espino Che ce l'hanno a fare Espino? La prima partita Arriva contro il Lecce Vediamo se ci arriva Suggerimenti che il capitano è... Poco carismatico. Ciro poco carismatico? Mmm... Stai scherzando? Ho messo un po' di giocatori... C.O.C. In, uh, nel lab mercato. Così magari i nostri osservatori finiscono i resoconti. C'è Wirth che non è male. C'è Zubosly ma... Credo che Zubosly... Chiedano un po' troppo. Che io mi ricordo che, che è stato... Eh, diciamo affiancato Zoposly qualche tempo fa alla Lazio. Però non, non ci hanno mai provato. E hanno sbagliato miseramente. Perché adesso Zoposly è un fenomeno. C'è Lozek. Tutti, dal, tutti da Germania. C'è Brandt che chiedono troppo. Cerchi, Cerchi. Guarda, quali mosse e abilità. Guarda, Piede Debole. Cerchi è buono. Il ritorno di Pereira alla Lazio. Chi lo sa. I Wobby Gibbs White. Teze, vabbè. Direi che fa l'ultima partita. Che sarebbe poi la prima della serie a team. Conferenza stampa, prima conferenza stampa sulla panchina della Lazio per mister vantaggio. Vediamo cosa gli chiedono. I risultati ottenuti dalla squadra Lazio in prima campionato fanno ben sperare. Oddio, mica tanto, eh. Non è che mi fatto questo bel precampionato, eh? Che impatto avranno i risultati del precampionato sul morale del giocatore in vista della prima partita ufficiale? Ho fiducia nella squadra, abbiamo parecchi giocatori di qualità di rosa, se ci stiamo impegnati tutti i giorni. Ho fiducia nella squadra. Crede che la squadra riuscirà a reggere la pressione a qualificarsi per la UEFA Champions League? Vediamo, vediamo perché dobbiamo rifare un po' la squadra. Cioè, la stiamo rifacendo. Obiettivo della nostra portata. Qualificarci è fondamentale, la pressione è tanta. La pressione è tanta. Siamo stati molto attivi sul mercato finora, mettendo a segno 4, 4 acquisti. Uh, abbiamo preso i giocatori che ci servivano. Visto il vantaggio un po' arrabbiato. Un po' arrabbiato, non si sa per quale motivo. Ciao, ciao, ci vediamo sul campo. Ciao, ciao, questa la giochiamo tutta. Proviamo un po' la squadra, proviamo i nuovi acquisti. Becker al posto di Cancellieri, Scalvini al posto di Patrick. Vai, scendiamo in campo. Cosa ne uscirà fuori da e questa prima partita? La rosa è stata rafforzata per centrare questo traguardo. La rosa è stata rafforzata. Più o meno. Più che altro è per rinfoltire un po' la panchina. Perché sappiamo che la Lazio è un panchina. È scarsa. Calcio d'inizio. Primo possesso per il Lecce. Che subito perde il pallone. Lo riprende. Lo riperde. Attenzione, il Lecce attacca subito. Ma Lazzari! Lazzari! Bello intervento. Felipe Anderson. Riparte sulla fascia. Immobile. Sbaglia subito immobile. Palla al piede, ah, bravo Lazzari, riparte la Lazio in contropiede. Luisa Alberto, per Ciro troppo, troppo lunga, troppo lunga. Attenzione, Luis Alberto, tiro troppo centrale per il portiere, che rinvia Lazzari, sale in cielo per riprendere questo pallone, Milinkovic. Ah, e eh, non ho messo i falli di mano. Mi sa che li devo mettere. Eh? Intanto, Milan, prima rete del match. Ma c'è anche Lazio. Che prova! Luis Alberto, Lazio un vantaggio al nono minuto. Luis Alberto, esultano tutti. Assist di Ciro che non è solito fare sti assist, D'esterno sinistro. Eccolo qui, Luis Alberto al decimo con la maglia numero 10. È un caso? Chi lo sa. È un bug del gioco? Forse è più quello. 1-0 per la Lazio che prende subito il pallone. Segnaliamo qui la rete del Milan. Si sblocca dunque il match, siamo 1-0. 1-0 anche per il Milan. Attenzione. Il fuori gioco. Fuori gioco. Fuori, gioco. fuori gioco. Oh. Che era successo a Milinkovic. ha avuto uno spasmo. Un ma non è fuori gioco. Ma che fuori gioco è. Ah, ma per Ciro. No. Ma come fa... Ma no. Pongracic Mi batte lungo. Ma c'è Casale. Mi cura il pallone di testa. Ciro. Per Luis Alberto che ha fatto un movimento stranissimo. Ma va bene così. Felipe Anderson. Grossa male Felipe Anderson E parte Lecce La Lazio però si chiude bene Però non è vero Non si chiude bene Perché c'è un buco Bravo Romagnoli Che sbaglia Giustamente Il Lecce ci prova A pareggiarla Subito La difesa della Lazio è un po' così Così Tipo adesso Che cosa sta succedendo Vedi che è bancato sto gioco Provedel il... Ancora Ancora il Lecce Deve segnare il Lecce per forza Niente, non riusciamo a tirar via. Riparte la Lazio però. Luiz Alberto ci pensa. Luiz Alberto per Zaccagni sulla fascia. Zaccagni c'è cioè, il libro immobile. Attenzione, immobile. Immobile per il 2-0. Immobile, palo gol per Ciro. Immobile 2-0. Al ventesimo, immobile. Indirizza la partita a favore della Lazio, a favore della sua squadra. Portiere ha sbagliato. Però Ciro non perdona. Oh, 2-0 per la Lazio. Luis Alberto. Ancora la Lazio. Vuole il 3-0. La Lazio. Zaccagni per immobile. Attenzione. Il portiere esce. Attenzione: immobile. Eh? Che aggancio di immobile. Ancora è immobile. Entra in area. Immobile. Fa un giochetto che non sa manco lui. Quello che ha combinato. E riparte il lecce. Però c'è subito la Lazio che recupera il pallone. Milinkovic. Oddio, attenzione! Felipe Anderson! Da solo! Felipe Anderson! Ciro! Doppietta! 3-0 al 28esimo, Facile facile sta partita! Mi sa che devo cambiare la difficoltà. Almeno leggenda, mettiamo. Perché campione mi pare di capire che è molto facile. A parte che è lecce, però. Ecco qui, finisce il primo tempo 3-0 per la Lazio. Non c'è mai stata partita. A parte qualche occasione, io direi di esaltare. Eh? al risultato: sul 3-0. Se salta. 4-1. Tripletta di Ciro. Tripletta di Ciro immobile. Che avvisa tutti gli attaccanti della Serie A. E prova a vincere un'altra volta. La, il premio capocannoniere. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. E. Nel prossimo episodio andremo a vedere gli ultimi giorni di calcio mercato Vediamo se la Lazio farà qualche movimento sia in entrata che in uscita Proviamo a prendere un COC per, fare, per sostituire un po' Luisa Alberto Per fargli e Purello perché ha pure una bella età Spero che il video vi sia piaciuto Io vi ricordo come sempre di lasciare un bel like e un bel commento Spero che questa serie vi possa piacere E niente, eh, iscrivetevi al canale E noi ci vediamo nel prossimo video